Salve a tutti. Continua a far parlare di sé il concorso per dirigente scolastico del 2017. Moltissimi candidati avevano infatti impugnato la mancata ammissione alla prova scritta, contestando le modalità di svolgimento e il contenuto stesso della prova preselettiva. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, tuttavia, aveva rigettato le domande cautelari volte all'ammissione con riserva dei ricorrenti e in sede d'appello, però, il Consiglio di Stato aveva in alcuni casi ammesso con decreto d'urgenza molti concorrenti allo svolgimento della prova scritta, salvo poi non confermare questo provvedimento in sede collegiale e quindi di fatto vanificare lo svolgimento della prova. In alcuni casi, però, il Consiglio di Stato ha ammesso anche in sede collegiale con ordinanza alla prova scritta e questi candidati, questi ricorrenti, hanno potuto così svolgere tutte le fasi della procedura, quindi hanno svolto lo scritto, hanno svolto l'orale e sono stati inseriti nella graduatoria finale in cui si sono collocati come vincitori. L'amministrazione ha quindi stipulato i contratti di immissione in ruolo in qualità di dirigenti scolastici, tuttavia con riserva, in attesa della definizione del giudizio innanzi al giudice amministrativo. È notizia degli scorsi giorni che il Consiglio di Stato, tuttavia, ha respinto nel merito questi ricorsi. In particolare, i giudici Palazzo Spada hanno evidenziato che in questa fattispecie e in generale nei concorsi pubblici non sarebbe applicabile il cosiddetto principio dell'assorbimento, ossia che il superamento delle prove d'esame assorbirebbe il mancato superamento della prova preselettiva. Inoltre, secondo i giudici del Consiglio di Stato, nel caso specifico del concorso per dirigente scolastico del 2017, la prova preselettiva non presenterebbe vizi tali da meritare l'annullamento ed in particolare la soglia di sbarramento era legittimamente posta e non risultavano quesiti particolarmente ambigui o errati tali da determinarne l'invalidità. La conseguenza di questa pronuncia del Consiglio di Stato nei confronti dei dirigenti assunti con riserva e purtroppo potrebbe essere abbastanza dolorosa, nel senso che dovrebbe portare allo scioglimento negativo della riserva e alla restituzione ai ruoli di provenienza, cioè al ruolo docente. Vedremo come si evolverà la vicenda e vedremo se non interverranno delle soluzioni anche da parte della politica per mettere una pezza a questa situazione. Vi invito a restare costantemente aggiornati seguendo il sito La Tecnica della Scuola e i canali social. Arrivederci, a presto.